sapevate che è possibile ridimensionare l'anteprima e zoomare per andare a vedere la posizione di una fonte al pixel? Beh, è possibile farlo e non è neanche tanto difficile. Ciao a tutti, prima di iniziare come sempre vi ricordo che se avete domande su questo video o su uno qualunque degli argomenti che tratto sul mio canale potete farmele qua sotto nei commenti o passare a trovarmi live su Twitch, link e orari in descrizione. Ci sono funzioni di OBS che molti streamer non sanno nemmeno che esistono e quando le ho scoperte ho pensato, ma perché nessuno me ne ha mai parlato prima? Funzioni che possono servire a ottimizzare i nostri overlay e a renderli più dinamici e oggi voglio presentarvene 5. Listare una scena significa creare una scena da inserire all'interno di un'altra come se fosse una fonte. Supponiamo ad esempio che io voglia creare una scena di starting con la mia cam sfocata e una scena di just chatting con la mia cam clean. Creando due diverse scene posso applicare i filtri solo ad una di esse ed avere così due versioni della mia cam senza dover usare il source mirror di StreamFX che spesso crea lag e problemi. Nel mio overlay ad esempio, nella parte in basso a sinistra, potete vedere il mio bot e tutte le informazioni degli ultimi eventi racchiuse in un'unica scena che posso spostare a mio piacimento senza rischiare di spostare una singola fonte e sconfigurare tutto. Per attivare questa funzione mi basta cliccare col tasto destro sulla fonte che voglio animare e selezionare Mostra transizione per modificare l'animazione in entrata e Nascondi transizione per modificare l'animazione in uscita. Settando poi un comando, ad esempio sullo Stream Deck o su Touch Portal, e aggiungendo un piccolo delay, posso ottenere animazioni come questa. Sovrascrivi transizione ci permette di scegliere una diversa transizione per ogni singola scena del nostro overlay. Per scegliere la transizione non devo fare altro che cliccare col tasto destro su una scena, cliccare su Sovrascrivi transizione e scegliere la transizione che voglio. Queste due funzioni, non tradotte benissimo devo dire, servono per copiare e incollare le dimensioni e la posizione di una fonte. Supponiamo ad esempio che all'interno di una scena io voglia inserire due cam e che voglio che queste due cam abbiano la stessa identica dimensione. Grazie a queste due funzioni posso farlo con pochi semplici clic. Una volta scelta la dimensione della fonte da cui copiare, mi basta cliccare col tasto destro sulla fonte, scegliere il menu Trasforma e cliccare su Copia Trasforma. A questo punto clicco col tasto destro sulla nuova fonte da ridimensionare, scelgo nuovamente il menu Trasforma e clicco questa volta su Incolla e Trasforma e il gioco è fatto. Ho lasciato per ultima la funzione migliore, quella che quasi nessuno conosce ma che è veramente un salvavita quando si tratta di posizionare le cose all'interno di una scena. Sapevate che è possibile ridimensionare l'anteprima e zoomare per andare a vedere la posizione di una fonte al pixel? Beh, è possibile farlo e non è neanche tanto difficile. Basta infatti cliccare col tasto destro sull'anteprima e dal menu ridimensionamento dell'anteprima scegliere inquadratura 1920x1080. A questo punto, tenendo premuta la barra spaziatrice, noterete che il puntatore prenderà la forma di una mano e questo attiverà due funzioni, lo zoom che potremo gestire con la rotellina del mouse e il pan che ci permetterà di muoverci all'interno dell'anteprima per visualizzare la parte che ci interessa. Ed ora posizionare le fonti sarà davvero semplice. Oh.
Ora finalmente sapete come sfruttare al meglio il Core di OBS. Se volete vedere un video sulle nuove funzioni della versione 27.2, scrivetemelo nei commenti e vedrò di farlo. Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi ha aiutato in qualche modo, potete sostenermi lasciando un like. E se non volete perdere nessuno dei prossimi video, non dovete far altro che iscrivervi al canale e attivare la campanella. E ricordate che, come sempre, il nostro limite è solo la nostra fantasia.